Il vaccino di AstraZeneca previene l'insorgenza di trombosi ed embolie. Ho guardato i dati, ho fatto i conti, ce li ho qui e adesso ve li faccio vedere. Ciao a tutti, sono il Caccia e prometto che prima o poi smetterò di fare video riguardanti il Covid e comincerò a parlare anche di altri soggetti scientifici. Nel frattempo però potete iscrivervi al canale. Veniamo a noi. Allora, in questi giorni avrete già visto tutti quanti che si è parlato ampiamente di AstraZeneca, del vaccino, di questi casi di trombosi ed embolie. Al tema ci ho dedicato anch'io un video, ve lo lascio in descrizione se lo volete andare a recuperare. Ma adesso è bene parlare di dati, perché chiaramente con tutto il polverone che si è sollevato sulla vicenda di AstraZeneca sono stati rilasciati i dati relativi all'insorgenza di queste presunte reazioni avverse. Ho una penna in mano perché ho appena finito di scrivere sul foglio e ho i fogli davanti perché ho la memoria di un pesce rosso con l'Alzheimer e ne ho bisogno perché sennò non me li ricordo, scusate. Ed è venuta fuori una cosa divertentissima, perché praticamente l'incidenza di trombosi ed embolie fra i soggetti che hanno ricevuto il vaccino di AstraZeneca è minore, quindi non solo verrebbe da dire che il vaccino AstraZeneca non c'entra niente con l'insorgenza di quei casi, ma addirittura parrebbe diminuirli. Allora, se non ci credete, facciamo i conti insieme. Allora, per calcolare l'incidenza di un evento si fa così: si prende il numero dei casi di cui vogliamo verificare l'incidenza e si dividono per il numero di casi totali. Attenzione perché parliamo di casi, non di decessi. Se vogliamo andare a calcolare l'incidenza di trombosi fra i soggetti che hanno ricevuto il vaccino di AstraZeneca, si farà così. Il numero di casi di trombosi fra quelli che hanno ricevuto il vaccino di AstraZeneca è di 15. Il numero totale di dosi di AstraZeneca somministrate in tutto il mondo è 17 milioni. Quindi, per trovare l'incidenza della trombosi fra quelli che hanno ricevuto il vaccino di AstraZeneca si farà 15 diviso 17 milioni e poi si moltiplicherà per 100 per avere la percentuale. Il risultato è di 0,00009%. Ok? Una percentuale bassissima. Vediamo invece quelli dell'embolia. I casi di embolia invece sono 15 su 17 milioni. In questo caso la percentuale sarà 0,0001. Se invece volessimo considerare insieme trombosi ed embolia, faremmo 37, che è la somma fra 15 e 22, quindi delle due diverse casistiche, e di nuovo lo divideremo per 17 milioni e otterremo il risultato di 0,0002. Questa percentuale si traduce in un caso ogni 500.000 dosi somministrate. In Italia si registrano ogni anno 60.000 casi fra trombosi ed embolie. Questo vuol dire 164 casi al giorno. Ok, vi chiederete adesso come posso dire che il vaccino di AstraZeneca in realtà previene i casi di trombosi ed embolia. Abbiamo detto che i casi di trombosi ed embolia fra quelli che ricevono il vaccino di AstraZeneca è di un caso ogni 500.000 dosi. In Italia si somministrano ogni giorno circa 50.000-60.000 dosi di vaccino AstraZeneca. Per arrivare quindi a somministrare 500.000 dosi di vaccino AstraZeneca occorrono fra gli 8 e i 10 giorni al ritmo attuale. Siccome noi ci aspettiamo un caso di trombosi ed embolia ogni 500.000 dosi, vuol dire che avremo un caso ogni 8-10 giorni, a differenza di 164 casi al giorno. Ora, questo è un risultato onestamente inaspettato e io stesso fatico un po' a spiegarmelo. Mi spiego. La mia prima idea riguardo alla questione è che il vaccino non abbia niente a che fare con l'insorgenza di trombi o emboli, né in positivo né in negativo. Però è anche vero che i dati parlano e una volta messi di fronte ai dati bisogna essere in grado di cambiare le proprie opinioni. Quando ci si trova di fronte a questi tipi di dati, la prima cosa che bisogna fare è andare a guardare come sono strutturati questi dati. Per esempio, 17 milioni di dosi di AstraZeneca a chi sono state somministrate? Perché eventi come la trombosi o l'embolia tendono a colpire delle fasce di età specifiche. E se per caso venisse fuori, ora non lo so, sto facendo solo un'ipotesi, se per caso venisse fuori che trombosi ed embolie colpiscono principalmente la fascia di età fra i 40 e i 50 anni, ma la maggior parte dei vaccinati sono sopra i 60 anni, è probabile che noi stiamo osservando un numero minore di casi di trombosi ed embolie perché stiamo andando a misurare una fetta di popolazione in
in cui l'incidenza di quel tipo di patologia è già inferiore di partenza. È anche vero però che 17 milioni è un numero che comincia a essere davvero consistente e comincia a conferire al dato una certa solidità, tanto più che si parla di 17 milioni somministrate in vari paesi che adottano strategie vaccinali differenti e che quindi probabilmente avranno anche vaccinato demografiche differenti. Probabilmente il motivo è semplicemente che non tutti i casi di trombosi ed embolia sono stati segnalati. Sapevano già le due cose non essere correlate. Ad ogni modo, questi sono i divertentissimi risultati ottenuti dal fare un po' di conti dati alla mano. Per concludere, quindi, voglio ribadire, se non fosse stato ancora abbastanza chiaro e dimostrato, che no, il vaccino AstraZeneca non è responsabile dei casi di trombosi ed embolia riscontrati in questi giorni. Inoltre, voglio fare una previsione. Grazie a questi dati possiamo prevedere quante altre volte ci toccherà sentire degli articoli e dei servizi di telegiornali fatti coi piedi. Proprio perché l'incidenza di casi di trombosi ed embolie fra i vaccinati di una su 500.000 e per arrivare a 500.000 dosi occorrono 8-10 giorni, se la stampa italiana non si dà una regolata potremmo aspettarci un nuovo articolo, un nuovo servizio che titola caso di embolia dopo il vaccino di AstraZeneca circa una volta a settimana. Se ciò dovesse avvenire però è un'ulteriore prova del fatto che il vaccino di AstraZeneca con la trombosi e l'embolia non c'entra niente. Grazie per avermi ascoltato fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando su questo pulsante qui, più o meno. E ci vediamo alla prossima polemica.